Questa è la prossima automobilina che intendo restaurare. Si tratta della Majorette Ferrari F40, la numero 280. Questa in particolare è la prima versione rilasciata sul mercato dal 1989 al 1993. È un'automobilina che ho acquistato recentemente al mercatino delle Pulci. E appena l'ho visto ho pensato che poteva essere un oggetto di un restauro. I punti critici che ho individuato sono lo spoiler qua dietro che è piegato, quindi in qualche modo andrà raddrizzato, soprattutto il trasparente che è come non si vede, qui forse si vede meglio, come si è stato fuso con una punta incandescente. Bisogna vedere se si riesce a recuperare. Anche le ruote non girano molto bene. Vedremo se si possono restaurare, però per il resto non sono in pessime condizioni. Le cose positive è che la macchina non ha pezzi mancanti o pezzi rotti. E soprattutto è presente questo pezzo, questo trasparente, che in genere in questo tipo di modello salta via. Spesso si trova questo modellino, ma senza il trasparente che è poi attaccato alle luci posteriori, e questo è chiaramente un pezzo che non può essere ricreato, bisogna solo sostituirlo con un pezzo da un'altra automobilina. Iniziamo a lavorare, vediamo poi come cosa ne uscirà.
Ed ecco il risultato finale del restauro. Direi che nel complesso sono piuttosto soddisfatto, sono riuscito a risolvere i problemi principali che riguardavano il trasparente che era abbastanza danneggiato. Per fortuna non aveva fratture e direi che sono riuscito a risolvere il problema piuttosto bene. Il trasparente adesso si vede poco perché l'interno è scuro, però direi che è assolutamente simile all'originale. L'altro problema riguardava l'alettone posteriore che era piegato, sono riuscito a riportarlo nella forma originaria. Tra l'altro, un piccolo trucco quando si vuole raddrizzare un pezzo in metallo di un modellino come appunto il caso di questo alettone, è bene utilizzare dei pezzi di legno. Con il legno si può fare esercitare una certa pressione e qualora la pressione fosse troppo forte si romperebbe il legno e non il metallo e quindi non ci sarebbero problemi. Si può appunto esercitare la pressione sufficiente per poi riportare nella forma originaria il metallo senza correre il rischio di danneggiarlo. Il posteriore qua si apre, è scuro l'interno, quindi il motore non si vede molto bene, però comunque è tutto a posto, anche la base è stata lucidata, direi che è tornata in condizioni ottimali. Le ruote, ho dato la cromatura al cerchio delle ruote di plastica, sempre originali, direi che anche queste vanno bene. Direi che nel complesso è un restauro ben riuscito. Tra l'altro volevo farvi vedere quest'altro modellino che ho trovato al mercatino delle pulci. Questo è l'F, la majorette F50, è un modello simile all'F40 e anche questa necessita chiaramente di un restauro e potrà essere oggetto di un prossimo video, in modo da poter aggiungere alla mia collezione sia l'F40, la Ferrari F40 che è questa e la Ferrari F50 che è quest'altro modellino.